Oggi non ci posso variare, non ci posso variare, non ci posso variare, non ci posso. Alla Madrid, alla Napoles, ehi! Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette e non le manette. Perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio, mercato e probabilmente non più di voci di mercato, perché parliamo di una roba quasi ufficiale, perché domani arriva per fare le visite mediche. Ragazzi, sto parlando di Giovanni Gio, il Ciolito Simeone. Ma ragazzi, prima di parlarne voglio invitarvi come sempre a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Ragazzi, sto parlando di Numero 10. Andate tutti quanti velocissimi, ragazzi. Numero 10 rappresenta il futuro ed è completamente gratuita. Unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione. Numero 10 in maniera completamente gratuita. Detto ciò, ragazzi, Sto pensando fatte che teniamo uno più adatto al gioco di spalletti là davanti, sto pensando fatte che teniamo uno fisicamente molto forte, molto imponente, sto pensando fatte che chi se segna destra, sinistra, capi tutti in maniera, sto pensando fatte che chi se segna tutte cose positive, tutte cose belle. All beautiful things I'm thinking about. Forse direte voi, cioè, forse stanno poco esagerando, mi sarebbe, e alla finale sta arrivando il Ciolito Simeone, non è che sta arrivando Leo Messi, meglio. No, scherzando, ogni tanto mi parte nelle cose che quando essendo tifoso del Napoli e dunque per proprietà transitiva non abituato a vedere acquisti in ottica Napoli, quando è vero, poi vagano un po' in tilt, perché questi fatti faccio, com'è possibile, scusi, cioè, che significa, cioè, sarà un calciatore addirittura in più e non in meno che vestirà la maglia del Napoli e che addirittura potrebbe fare bene. Detto ciò, ragazzi, ci fate una intro veramente lunghissima, 2 minuti e 26, però sono contento, ragazzi, sono veramente happy. Non posso continuare perché sennò mi fanno copyright. Detto ciò, dopo un lungo parto, dopo una lunga trattativa, chi sto oggi veramente, la cosa più bella di tutto di Gio Simeone, che veramente mi fa impazzire, sembra un po' una cosa da normi, però non è una cosa da normi, perché è una cosa fondamentale quando si tratta di calciatori. Ragazzi, Simeone non ha esitato un istante, non ha esitato un secondo nel venire a Napoli, veramente non ha esitato un secondo, e questa è una delle mie cose preferite quando si tratta di calciatore. Lui ha voluto il Napoli a tutti i costi, vuole Napoli a tutti i costi, ha rifiutato il Nizza, che ci può stare, rifiutato il Borussia Dortmund, che ragazzi, per quanto si possa dire, è una realtà importantissima, è un progetto sicuramente più avanzato, secondo me, di quello del Napoli. Ragazzi, parlano di una... vabbè, inutile che vi spieghi io di che cosa sia Borussia Dortmund, non è quello di Klopp, però è comunque un progetto importante, e Simone ha rifiutato quello. C'era stato un assalto della Juventus, ma lui comunque ha preferito il Napoli. Tutte cose, ragazzi, che mi fanno ben sperare. Un calciatore che ha fatto 17 gol l'anno scorso. È vero che il Napoli perde, per me, un tassello importante come Andrea Petagna, che come terza punta era un lusso, come seconda punta poteva essere un poco esagerato per una squadra come il Napoli, mentre il Napoli va a prendere una seconda punta che andrà a stimolare Victor James Osimhen. E questa è la cosa più importante, ragazzi, perché Simeone è uno che non ti fa stare tranquillo lì in mezzo al campo. Simeone non è uno che se tu sbagli, quello comunque sta là e si fa panchina. Simeone si piglia al posto. Simeone è uno che entra e si piglia al posto. Ed il Napoli è riuscito a chiudere l'operazione anche a ottime condizioni, veramente ad ottime condizioni. C'erano stati dei tentennamenti negli ultimi giorni a cui io poco ho creduto, perché si parlava di accordo verbale, manca solo l'ok di De Laurentiis. Voi sapete con chi ce l'aveva l'accordo verbale, ovvero uno, si mancava l'ok di De Laurentiis, cioè teneva l'accordo verbale con De Laurentiis, però mancava l'ok di De Laurentiis, che sta cosa poco l'hai già capito, forse teneva l'accordo verbale con Giuntoli, non lo so. Comunque, a parte gli scherzi,
parliamo di un'operazione, ragazzi, fatta veramente molto bene. Il Napoli è riuscito ad assicurarsi un calciatore come Simeone alle stesse cifre di Andrea Petagna. Il Napoli fa un upgrade, praticamente alla fine il bilancio rimane zero, perché le cifre sono quasi identiche, ragazzi, sono veramente quasi identiche. Petagna mi pare che è un prestito oneroso di 2 milioni, che alla fine è un'operazione totale da 14, mentre Simeone è un'operazione totale da 15. Quindi il Napoli va in negativo di 1, però prende un calciatore che obiettivamente è più forte di Petagna, e uno che fa molto più al caso del Napoli, uno che ti può dare la profondità, uno che veramente segna in tutti i modi, e uno che mette il pepe al culo ad Osimhen, che è una cosa fondamentale. Ragazzi, ho fatto il post su Instagram a questo proposito, in cui ho spiegato quello che per me Simeone rappresenta al Napoli, quello che Simeone al Napoli per me rappresenta, ecco, forse è più corretto detto in questa maniera, perché ragazzi, Osimhen è quel classico ragazzo a scuola che sa di essere bravo, lui lo sa, capite, è quello là che fanno poco tipo alternativo, però sa che è bravo, sa che è intelligente, non voglio dire intelligente, ma non si applica, è intelligente, ma ha bisogno di competizione, quando vedo compagni che magari fa meglio di lui, va in breve, e questa cosa lo spinge e quasi costringe a far meglio. Quindi questo è un upgrade non solo per il vice Osimhen, ma anche per Osimhen stesso. Forse ho fatto un'analisi psicologica troppo esagerata, però questo è come la penso io, ragazzi, sotto questo punto di vista. Sono sicuro che il Napoli ci abbia pensato a questo. Prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni relative a gol, assist. No, ok, con le assist, gol, presenze e l'ingresso in Champions del Napoli l'anno prossimo. Devono verificarsi almeno due di queste tre condizioni, così dice Di Marzio. Domani mattina visite mediche per il calciatore. Io pensavo che oggi fosse l'ultimo, cioè oggi per voi, cioè, in realtà anche che ieri fosse l'ultimo giorno per tesserarlo in vista di Verona. Invece pare che domani sia anche un giorno valido per tesserare i calciatori in vista di Verona, e questa è sicuramente una cosa positiva, avere un calciatore del genere a disposizione per una partita importante come quella di Verona, tra l'altro contro l'ex, secondo me è tanta tanta roba, soprattutto il fatto di toglierlo al Verona non è assolutamente un'idea che mi dispiace. Detto ciò, il Napoli fa un colpo importante, per me a queste cifre, a queste condizioni, nel modo in cui è stata condotta, se fosse stato un po' prima sarebbe stata meglio sicuramente, è una trattativa da un colpo da 8 a tutti gli effetti, e quindi sono estremamente soddisfatto ed estremamente felice, non vedo l'ora di accoglierlo, sono curioso di vedere che numero prenderà, immagino il 99, e niente ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche G7 Shorts, il mio canale pubblico, teleclip, momenti iconici, momenti ritenti e canale top preferiti. Ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli!